L'Alaskan Malamute prende il suo nome dalla tribù Inuit dei Malemute, che iniziò la sua selezione in tempi lontanissimi. In lingua eschimese, Mute significa popolo, mentre della parola male non si conosce la traduzione. È probabile che si trattasse di un nome geografico e quindi Malemute significherebbe popolo di male. Essi vivevano nel territorio del Kotzebue Sound, compreso tra il fiume Kobuk e il fiume Noatak. A quel tempo l'Alaska era un possedimento russo, come ci mostra questa antica cartina. Lo rimase fino al 1867, quando passò agli Stati Uniti. I Malemutes e gli altri popoli artici non si accorsero neppure del cambiamento politico. Continuarono a fare la stessa vita di sempre, perché le terre in cui vivevano erano troppo inospitali per interessare qualcuno che non vi fosse nato. Nel 1896, però, sarebbe cambiato tutto. Lungo il fiume Klondike veniva scoperto l'oro e 30.000 uomini invadevano il Grande Nord, abbagliati dal miraggio della ricchezza. Poiché l'oro si poteva cercare solo nei brevi periodi in cui il ghiaccio non bloccava completamente strade e fiumi, per il resto del tempo i cercatori si annoiavano a morte. Oltre all'alcol, il maggiore antidoto alla noia fu rappresentato da gare e scommesse in cui i cani ebbero una parte importante. Si tennero gare di velocità, di forza e di resistenza, ma all'inizio nessuno pensò di usare i cani locali, che non sembravano né veloci né forti. Le razze predilette erano quelle giganti, come Terranova e San Bernardo, o al massimo i grossi bastardoni che possiamo vedere in questa foto d'epoca, risultanti dall'incrocio quasi sempre casuale dei giganti con le razze autoctone. Furono proprio loro i protagonisti delle prime gare di Sleddog, a cui non venne iscritto nessun cane nordico, ma ben presto la musica sarebbe cambiata. La storia del Siberian Husky ci narra che questi piccoli cani, scherniti con l'appellativo di topi nordici, batterono sonoramente i meticci in tutte le corse di velocità e resistenza. I Malamutes, invece, fecero vedere i sorci verdi a tutti nelle prove di traino pesante e in quelle di spostamento di grossi pesi. Questo tipo di gara si svolge ancora oggi in America e la nostra razza continua ad eccellere stabilendo record su record. Finita l'epoca della corsa all'oro, le gare di Sleddog rimasero molto popolari. Così nel 1923 una giovane insegnante del Massachusetts lesse un giornale che ne parlava. Ella pensò che un gruppo di cani da slitta sarebbe stato un'eccezionale attrazione per il carnevale della sua città e decise di procurarsene uno. Eva Seeley, detta Short per la statura piccoletta, ancora non sapeva che si sarebbe perdutamente innamorata di quei cani e che insieme al marito Milton sarebbe diventata la più grande allevatrice americana di Siberian Husky ed Alaskan Malamute. Eva conobbe tutti i grandi campioni di Sleddog dell'epoca. Qui la vediamo con Leonard Seppala e con Lorna Demidoff, altra storica allevatrice di Siberian, ma acquistò cani anche dal mitico Scotty Allan. Fu grazie alla sua abilità di allevatrice, ma anche di promotrice, che l'American Kennel Club riconobbe il Siberian Husky nel 1930 e l'Alaskan Malamute nel 1935. In quell'anno veniva registrato al libro Origini il primo Malamute ufficiale della storia, Grip of Yukon, che l'anno dopo sarebbe divenuto il primo campione americano della razza. Short Seeley, fin dall'inizio della sua attività, ebbe più Siberian che Malamute. Infatti questa razza stava già scomparendo insieme alla sua gente. La tribù dei Malemutes viveva quasi esclusivamente di caccia e pesca e la sua principale fonte di sostentamento era il caribù. Ma questo animale, inspiegabilmente, si era allontanato dal Kotzebue verso la metà dell'Ottocento. I Malamute di Eva Seeley ebbero onore e gloria, accompagnando la prima spedizione di Byrd in Antartide e venendo poi arruolati dall'esercito all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Ma fu una gloria pagata a caro prezzo, perché al termine della guerra la razza era praticamente decimata. La sua storia ricomincia solo nel 1947 con tre diverse linee di sangue.
La prima, chiamata Kotzebue, discendeva direttamente dai cani di Short Sealy. La seconda, detta Amloot, proveniva dal territorio dello Yukon ed era stata importata da Paul Völker. Alla terza linea, quella meno conosciuta, venne dato il nome di Hinman Irwin dai nomi di coloro che la divulgarono. Ebbe una storia piuttosto breve, ma fece comunque sentire il suo influsso sullo sviluppo della razza. Kotzebue e Amloot erano piuttosto diversi tra loro. I Kotzebue puri avevano una bellissima testa, ma statura piuttosto bassa e un unico colore, il grigio lupo. Gli Amloot erano più alti, ma avevano toraci più stretti, orecchie lunghe e musi affilati. Inoltre gli angoli posteriori erano meno accentuati, quindi l'andatura era meno sciolta di quella che possiamo osservare nei soggetti moderni. A differenza dei Kotzebue, gli Amloot avevano una grande varietà di colori, compreso il rosso. Infine, il carattere degli Amloot era più dolce, mentre i Kotzebue tendevano ad essere un po' aggressivi. Per molto tempo le due linee vennero allevate in purezza. Poi Robert Zöller, titolare dell'affisso Husky Pack, decise di incrociarle tra loro ed ottenne risultati davvero strepitosi. Da allora le due linee si sono sempre più legate tra loro e quasi tutti i pedigree moderni le comprendono entrambe.